questo è un primo passo fondamentale per quel processo di sensibilizzazione nei confronti delle malattie legate all'alimentazione che costituisce il primo scalino fondamentale per prevenire. Cioè, importante nel caso di queste malattie la prevenzione, che prima venivano associate, tra l'altro ricordiamoci, semplicemente solamente alle donne. Oggi invece sappiamo che invece purtroppo anche gli uomini soffrono di questi disturbi. Quindi sensibilizzare per poter prevenire. Una battaglia dalla morte di una giovane ragazza genovese che parte dalla Liguria però è arrivata anche fino a Roma. Esatto, un padre che non si è rassegnato davanti alla morte della figlia e che ha voluto lanciare un segnale d'allarme a tutti i genitori che si trovano a dover interfacciarsi con ragazzi adolescenti che potrebbero correre il rischio di incappare in questo tipo di malattie. Non dimentichiamo che e vi ricordo che in Commissione Pari Opportunità è stato fatto uno studio di approfondimento su questo tipo di malattie, nel quale è emerso che la regione Liguria, tra le regioni del nord-ovest, sarebbe quella maggiormente predisposta al rischio di incappare in questo tipo di disturbi. Per questa maggior ragione è importante cercare di attivarsi, andare nelle scuole, parlare con gli adolescenti e con le loro famiglie per indirizzarle, qualora si trovassero ad affrontare questo tipo di situazione, affinché possano subito tamponare per poi curare. Ma